Bentrovati tutti a questo nuovo video. Oggi trattiamo su tutte le cose da sapere prima di comprare questa fantastica stampante. Chiamo ancora fantastica perché, sì, lo ammetto, mi ha fatto un po' penare e un po' disperare, ma alla fine sono ancora soddisfatto, soprattutto per come lavora e soprattutto per i risultati che dà con qualsiasi materiale. Dai filamenti in TPU al più resistente, tra virgolette, e duro PLA. Iniziamo col parlarvi dei difetti, ovviamente, perché credo che sia la cosa più corretta da parte mia fare, e inizio con indicarvi il difetto maggiore, che non a tutti capita e non sempre può succedere, ma quello che doveva essere un aiuto e soprattutto una particolarità rivoluzionaria di questa stampante è diventata un'arma a doppio taglio, perché questo cavo, molto differente da quello che usano altre stampanti, al contrario, come vedete, degli altri, non ha agganci. Quindi la parte che si muove più di tutti è attaccato per incastro. Quindi può capitare che o è attaccato male. A me è capitato un dentino rotto. E con le vibrazioni, mentre la stampante, si stacchi il filo. Questo filo è quello che controlla tutto. Da il motore, quindi potrebbe non inserirsi il filo e non avere abbastanza forza per infilare il filo. Ha una cosa più grave, secondo me, che è lo spegnimento della ventola. Quando vi si spengono le ventole, avete la punta a 220 gradi, vi posso assicurare che l'effetto è fumo. Fumo e qualcosa brucia e non è divertente, non è simpatico. Quindi il mio consiglio, adesso questo non c'è ancora perché è stato sostituito, mettere una bella colata di colla caldo che tenga fermo quel contatto e il 95% del problema di questa stampante sarà risolto. Quindi, ovviamente non è una stampante costosissima, è una a medio livello, diciamo che la qualità dei componenti media, ok? Non è proprio cinese al massimo, ma comunque non aspettiamoci una qualità sublime. Anche le schedine madre, diciamo che sono medie, sono ben fatte ma non troppo. Comunque, ovviamente la stampante, parliamo di 250 euro, quindi non possiamo aspettarci dei miracoli. La cosa positiva di tutto ciò è che hanno un buon servizio clienti, vi risponderanno qualsiasi problema, basta mandargli una foto, gli ho mandato una foto, mi hanno risposto. Ovviamente dalla Cina mi hanno spedito prima una schedina sbagliata, tutto il resto, quindi ho avuto anche un po' di problemi, ma sono stati molto gentili. Mi hanno rispedito poi alla fine dall'Europa un'altra scheda, questa qua diciamo, che viene appoggiata al cable, ok? Che adesso non tocco perché ho paura di toccarlo ormai. Diciamo che sono stati molto gentili, poi vi metterò qui sotto anche il contatto di una persona in italiana che è rivenditore italiano e vi manda a prezzo cinese, quindi non è uno che ci lucra sopra, molto corretto e molto gentile, che in una settimana vi spedisce il pezzo. Quindi tutte le marche non lo fanno, servizio clienti, artillery, veramente ottimo, quindi pollice in su. Ora iniziamo a parlare di un pregio, ovviamente, lo schermo. Touchscreen a colori, ma soprattutto di una semplicità disarmante, perché anche per i neofiti, inesperti e tutto il resto è facilissimo da capire, perché a figura, estrusore, movimento, home, leveling, change, more, qui vi spiega tutto con le figure, non ci vuole un genio. Estrusore, letto, temperatura, sale di 10, sale di 1, chiudi, back. Movimenti, possiamo muovere tutte le assi su, giù, sinistra, destra, anche qua di 10, 0, 1 di 1 mm. Tornare a casa e decidere la home, e da spostare la home, il leveling
Un altro punto forte, già preimpostato, non dovete toccare niente se non questi 5 tasti e fare il leveling del piatto che vi ho già fatto vedere. Devo cambiare in e out, va in temperatura lei con la temperatura giusta. Voi inserite solo il filo qui dentro, lei si inserisce e disinserisce il filamento. Quindi è veramente a prova di scemo. Quindi schermo e software, diciamo, fantastici, non danno mai un problema. Il touchscreen è molto reattivo e per stampare, anche se la stampante è accesa, inserisci, disinserisci, fai print e il file lo trovi lo stesso. Quindi non bisogna riavviare, non bisogna fare niente, molto veloce e molto intuitivo. Anche il montaggio, come vi ho già detto, penso, nella prima puntata. Ci vogliono 5 minuti contati a montare tutto, quindi entry level consigliato. Ora, dopo un punto positivo, passiamo a un altro negativo. Questo piatto, un simil ultra base, che non è vetro né alluminio, diciamo che il difetto principale che sanno tutti è che sugli angoli scalda meno che al centro, però avendo già una buona aderenza comunque. Se si fa una buona calibrazione non si hanno tantissimi problemi, tiene abbastanza bene. Il problema che ho riscontrato io è che ogni 4-5 stampe con un po' di alcol semplicissimo bisogna darci una pulita e togliere un po' di sporco, se no fa fatica, anche facendo un bel leveling, fa molta fatica a rimanere attaccato. Quindi state all'occhio, ogni tot pulite, fatevi sempre il vostro bel leveling per sicurezza e soprattutto non usate lacca perché è microforato e rovinereste il piatto invece che migliorare. Quindi ogni tanto una pulitina, tanto ci sta perché poi vedrete che stampando, soprattutto il PLA, rimangono dei bei segni, si pulisce e si fa il leveling. Poi, altro punto positivo è questo Vulcan Lottend che lavora su tutti i materiali. Vi posso assicurare che tra duro e morbido, anche temperature magari non perfette, fonde tutto e si mantiene costante. Piccola nota negativa, poi vi farò vedere con il TPU da mezzo chilo non ci sta benissimo la bobina da mezzo chilo. Quindi vi consiglio magari di spendere un po' di più e prendere bobine almeno da 1 chilo un po' più larghe perché si è impostato anche per quelle più piccole, ma come vedete tutto molto schiacciato. Ok, ora voglio darvi un consiglio. Quando fate il leveling, tutti dicono di scaldare il lottende. Il problema è che scaldandolo il filamento che è all'interno si scioglie e cola. Quindi magari facendo il leveling col nostro foglio si prende lo spessore con dei residui di materiale dentro. Quindi io non lo consiglio di scaldarlo perché si può avere un effetto contrario. Il piatto sì, va sempre scaldato perché è vero che si deforma e quindi è giusto fargli prendere la forma finale sui 60 gradi. Invece la punta va controllata se c'è dello sporco. Col nostro tronchesino lo andiamo a togliere o gli diamo una limatina, dipende un po' dal materiale che abbiamo e quello che ci viene più comodo da usare. Tanto è abbastanza resistente come punta e andremo a togliere solo la plastica, ovviamente non sul ferro, non faremo danni al ferro. Altro consiglio personale, quando si vanno a girare le ruote, qui sotto per alzare o abbassare il piatto, non usate un dito solo perché con questi movimenti, con un dito solo, si rischia di scalibrare tutto. Usate sempre due dita e fate forza solo sulla rotazione, mai sui laterali, perché se ci fossero problemi, magari creereste degli spostamenti del piatto che non gli fanno bene se state tarando al millimetro la vostra base. E altro dire, pochi con me hanno sofferto perché ho dovuto aspettare un bel po' di giorni. Un pezzettino solo, ma ho pagato un po' l'inesperienza, soprattutto la poca conoscenza di questi tablaggi, però alla fine vi posso assicurare che mi sta dando grandi soddisfazioni ed è difficile lasciarla spenta, che è una stampante silenziosa, lavora bene e quindi soddisfazioni quotidiane. Io non ho messo e non metterò più, penso, questo pezzo qua. Perché anche questo col movimento il buco è un po' piccino
e quindi anche questo potrebbe danneggiare o far staccare il cavo. Quindi metterò solo questo che adesso ho tolto momentaneamente per farvi togliere. Poi è veramente bella, è da vedere, silenziosa e fa la sua porca figura. Che altro dire? Spero di esservi stato d'aiuto, vi lascio il link qui sotto se voleste acquistarla. Io la consiglio perché mi ci sono trovato molto bene, soprattutto il risultato finale è incredibile. Quindi iscrivetevi al canale perché vi svelo prestissimo il TPU e tutti i suoi le sue impostazioni di questa stampante, un bel pollicione e noi ci vediamo alla prossima puntata.